Vantaggio, non aveva danneggiato. Si parte dalla corsia 9 per la presentazione. Sharon Simpson, non più quella di un tempo quando correva in 22 tondi tondi e conquistava medaglie anche sui 100, la giamaicana. Poi si va indietro con l'americana Ginny Battarmo che si intravede dietro. 22-23 quest'anno. Li ha ottenuti al meeting di Monte Carlo a metà luglio. Daphne sembra avere decisamente qualcosa in più. Anche Candace la McGrone era al meeting di Monte Carlo, ma l'ha vinto in 22-08. Però non sembra essere quella, almeno nei due turni precedenti non ha dato dimostrazione di strapotere. Cosa che ha fatto lei, pur limitandosi a un 22-36, tranquillo, o relativamente tranquillo. Diventato ormai talmente professionista nei 100 e 200 che l'antico amore, cioè l'heptathlon, sembra lasciato, accantonato al momento. Le è dietro Elaine Thompson, ragazza di 23 anni, in netta fase di ascesa, 22-10, l'ha ottenuto a Londra a fine luglio. Anche lei potrebbe scendere sotto la barriera dai 22. Ma attenzione a chi sta per arrivare. Corsia 4 per Tina Asher-Smith. 22-12, grossa impressione per questa giovanissima, due volte al suo primato, 22-22, 22-12 nei primi due turni. È un dicembre 95, non ha ancora 20 anni. 19 anni e netti margini, non so se abbia speso. E qui Svetlanova Collio, brava, bulgara, che ha sposato il suo record. L'ex azzurro Simone, è arrivata al record nazionale di Bulgaria. 22-32 qui Veronica Campbell Brown, di cui avevamo detto non più quella di un tempo. Sono tanti anni che corre, cominciò a rivelarsi con doppietta nel mondiale juniores, è un 82 del 2000, 33 anni quando era al primo dei due anni della categoria juniores. Veronica Campbell, che da allora ha anche aggiunto il cognome Brown del marito. E che qui l'ha vinto l'oro sui 200. 2008. Ai giochi olimpici. Corsie centrali. Tanto si completano il terzo turno del lancio del giavellotto e la gara della finale del salto in lungo. Ma qui secca sui 20 secondi, ovviamente un po' di più, questa finale dei 200 femminili. 4. Dean Asher-Smith. 5. Gran Bretagna. 5. Elaine Thompson, Giamaica. 6. Daphne Schippers, Paesi Bassi. Buona la partenza di Schippers, favolosa quella di Dean Asher-Smith. Ebbene anche Veronica Campbell Brown. Esce prima Campbell Brown dalla curva. Asher-Smith si perde un po', prova a venire su Daphne Schippers, va a prendere Elaine Thompson. Elaine Thompson ha sorpreso davanti. Schippers, 21-65! Fantastico record dei campionati. Fantastica anche Elaine Thompson che è seconda. Il vento più 0-2, risultato sensazionale. Da quanti anni non si correva a questa velocità? È, e vediamo il risultato ufficiale, il quinto o quarto risultato di sempre. Se 21-64 va a pareggiare quello di Merlin Ottey, se 21-65 resta quinto. Miglior risultato quello di Florence Griffith Joyner, 21-34, 21-63 addirittura. Quindi guadagnati due centesimi, va a sfiorare il risultato di Marion Jones. Record sì dei campionati.